Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento dedicato alla rubrica Nutrizione e Benessere, sempre in compagnia del dottor Andrea Ricci. Oggi parleremo di una pianta aromatica, la salvia. Allora, come utilizzare la salvia nelle pietanze che si preparano e poi le proprietà che ha? Sì, allora la salvia è una pianta aromatica conosciuta sin dall'antichità, caratteristica del bacino del Mediterraneo, ha come nome scientifico salvia officinalis ed è una pianta appartenente alla famiglia delle laminacee. Ovviamente ciò che la contraddistingue è il forte aroma, questo è dovuto a tutta una serie di sostanze contenute soprattutto nelle foglie, e sono degli acidi fenolici, flavonoidi, terpenoidi, e, è da sempre studiata per le tantissime proprietà benefiche, queste derivano soprattutto da queste sostanze antiossidanti, quindi che contrastano i radicali liberi, ci permettono anche di prevenire l'invecchiamento precoce. Eh, altri studi riguardano, soprattutto molto recenti, la capacità di aumentare la concentrazione e la memoria. Infatti si prevede che in futuro la salvia possa essere utilizzata anche per trattare delle lievi forme di, di Alzheimer. Da un punto di vista metabolico aiuta soprattutto a controllare i livelli di colesterolo, di trigliceridi, la glicemia e a migliorare anche la risposta all'insulina. Eh, stimola la produzione di di succhi gastrici, quindi facilita la digestione, contiene dei fitoestrogeni e quindi può essere d'aiuto per le donne in menopausa per alleviare i disturbi, appunto, di, questa, eh, di questo stato fisiologico. Ehm, altre proprietà sono proprietà antisettiche e quindi anche antispasmodiche. Come la possiamo utilizzare per mantenere integre le proprietà? Sì, allora le foglie, che sono diciamo, la parte ovviamente commestibile, ehm, possono essere utilizzate soprattutto fresche oppure essiccate. Ovviamente il periodo della raccolta è il periodo soprattutto estivo, però possono anche essere raccolte e messe ad essiccare anche in barattoli di vetro al riparo dalla, dalla luce. Chiaramente l'accortezza da avere nell'utilizzare eh, la salvia è che non ne venga fatto un uso eccessivo, perché questo va a coprire poi i sapori. Insomma, del delle altre pietanze, quindi del piatto intero. Eh, come tutte le altre piante aromatiche o spezie, il consumo reale che se ne fa è veramente minimo, e infatti le calorie per 100 grammi sono 116, però è un dato che lascia un po' il tempo che, che trova. Quello che è importante ricordare è che è molto ricca di sali minerali, quindi potassio, calcio, fosforo, magnesio, manganese e soprattutto vitamina A e vitamina B6. Dopo tutte queste proprietà ci sono anche delle controindicazioni? Sì, allora eh, un consumo eccessivo per quanto difficile come detto però è sconsigliato perché comunque contiene un terpenoide ad azione neurotossica chiamato tuione e quindi diciamo è sconsigliato un consumo eccessivo a maggior ragione per le donne in gravidanza. Eh, altri, mh, altre controindicazioni riguardano chi soffre di disturbi gastrici tipo la gastrite o l'urcera, eh, proprio perché come abbiamo detto stimola la produzione dei succhi gastrici. Eh, poi il consumo di sabbia poi Interagire con alcune classi di farmaci e siccome contiene anche vitamina K è sconsigliato per chi fa una terapia anticoagulante o antiaggregante. Grazie dottore per i preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere torna la prossima settimana.